Benvenuti in una nuova puntata di Orogen News. Agricoltura sotto i riflettori, perché è proprio dall'agricoltura che si può pensare a una sostenibilità per tutti gli equilibri economici nazionali ed internazionali. Lo dimostrano anche i vari temi dedicati al comparto dalla fiera Macfruit, la fiera internazionale che aprirà i battenti proprio la prossima settimana, come sottolinea il direttore marketing Orogen. 29esima edizione per Macfruit, che vede confermata la presenza di Orogel. Sì, è una tradizione. Orogel fa parte della storia di Macfruit, fa parte un po' della vita che ha contribuito al successo di questa manifestazione. È un'edizione importante perché avviene in un momento particolare, un momento di crisi internazionale, di crisi anche nazionale. Nonostante questo, Macfruit sembra riaffermare la sua posizione di leadership nel settore della fiera dedicata all'agroalimentare, e quindi è giusto che Orogel sia presente. Saremo presenti con il nostro classico stand che presenta le tre divisioni, surgelato, confetture e mondo del fresco, e presenteremo le tante novità che contraddistinguono il lancio di nuovi prodotti in questo periodo, sia nel mondo dei surgelati che nel mondo delle confetture in particolare. Tra l'altro il nostro stand, grazie alla presenza dei nostri chef, si presta anche ad attirare per tutti i nostri clienti, tutti i nostri ospiti, la possibilità di assaggiare tutte le ultime novità che sono in fase di presentazione sul mercato. Quindi un momento importante, una fiera importante, e ci auguriamo che il pubblico risponda positivamente. Portare a conoscenza ricerche, innovazioni e novità delle aziende nazionali. Anche il Parlamento europeo si attiva in questo senso grazie a un particolare evento che proprio si sviluppa in due settimane nella regione Emilia-Romagna, il Regional Discussion Forum. Esatto, che coincide con la notte dei ricercatori, è un avvenimento molto importante che tra l'altro coincide a livello di calendario con lo stesso Macfruit, quindi contribuisce a rendere Cesena ancora più al centro dell'attenzione per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Si tratta di un momento importante nel quale le aziende insieme all'università hanno la possibilità di dialogare con i consumatori, con i clienti, con tante persone interessate nel presentare le tante novità che vengono portate avanti in tema di ricerca, innovazione, sostenibilità e soprattutto tutti quei prodotti che aziende quali il gruppo Orogel, il gruppo Amadori, che sono alcuni tra i principali protagonisti di questo evento, andranno a presentare, che testimoniano l'attenzione che noi aziende abbiamo per favorire un consumo sempre più sostenibile, ma anche un'alimentazione sempre più sana, equilibrata, che risponde alle normative vigenti e che permette quindi al consumatore di mangiare bene facendosi del bene. Qualità, salute e sostenibilità passano attraverso la ricerca. Ci sono novità per quanto riguarda il gruppo Orogel e l'acquisizione di una nuova azienda, la Biosphere. Ci troviamo all'interno dei laboratori di Biosphere, un'azienda di produzione e laboratorio di ricerca. Siamo in compagnia del direttore Marco Pistocchi e a lui chiediamo di che cosa si occupa Biosphere. Biosphere è un'azienda che è attiva dal 2001, opera nel campo delle cosiddette biotecnologie industriali. Si intende per biotecnologie industriali l'utilizzo di processi biologici in alternativa ai processi chimici tradizionali per la produzione di molecole che hanno un interesse industriale, possono essere applicate, utilizzate nel settore cosmetico, nel settore alimentare, nel settore farmaceutico. L'ingresso di Orogel ha dato un impulso importante verso il settore del riutilizzo degli scarti della lavorazione di Orogel e in generale degli scarti dell'agroindustria come substrati per processi di fermentazione o processi estrattivi, dai quali possono essere ottenuti principi attivi interessanti, ad esempio nel settore cosiddetto della nutraceutica. Si possono ottenere molecole molto interessanti a partire dagli scarti della lavorazione del carciofo, ad esempio, o del pomodoro, o della zucca. Veramente ognuno degli scarti vegetali prodotti da un'azienda come Orogel, dall'agroindustria in generale, contiene tipicamente moltissime molecole che hanno un interesse industriale e un interesse anche per la salute umana e per la nutrizione. Sono importanti questo tipo di processi perché permettono di estrarre molecole ad alto valore aggiunto dagli scarti vegetali dell'agroindustria prima di destinare gli stessi
alla loro destinazione finale naturale, che è quella ad esempio dell'utilizzo a scopi energetici. Lavorano qui biologi, chimici industriali e, diciamo, da un punto di vista impiantistico ci troviamo adesso nel cuore dell'azienda, che è l'impianto di fermentazione. In questi reattori si fanno crescere delle colture batteriche che sono in grado di produrre le molecole di interesse in maniera, come vi dicevo, alternativa ai processi di sintesi chimica tradizionale. Noi siamo dotati di fermentatori di diverse dimensioni che sono utili allo scopo di portare su scala industriale step by step dei processi che ovviamente si cominciano a studiare in scala da laboratorio. In questi anni di attività abbiamo avuto moltissimi contatti, ovviamente con l'Università di Bologna, con il campus di Scienze degli Alimenti di Cesena, con l'Università di Roma, con molte università italiane. Un'altra cosa molto importante per noi, per una struttura come questa, è la possibilità di partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Quali sono gli ultimi progetti sui quali avete lavorato e che risultati avete ottenuto? È stata una ricerca che abbiamo portato avanti per l'estrazione di licopene dagli scarti della lavorazione del pomodoro, cioè dalle bucce del pomodoro. Licopene ha proprietà particolarmente interessanti per la prevenzione di tutta una serie di malattie, specie a carico del sistema cardiocircolatorio. Professor Matteo Micucci, quali sono i rapporti che la legano a Biosphere? I rapporti riguardano l'indagine nell'ambito della nutraceutica. Biosphere è un'azienda che ha tra le sue attività quella di ricercare sostanze attive biologicamente all'interno di prodotti di scarto di aziende come Orogel. Dunque la nutraceutica qui si inserisce perché dobbiamo individuare le sostanze attive e quindi il gruppo di ricerca al quale appartengo si occupa di valutare queste sostanze e ci sarà poi una fase di purificazione delle sostanze attive che possono essere utilizzate tal quali ed eventualmente all'interno del fitocomplesso che deriva dall'estrazione della materia prima. Ma professor Micucci, che cos'è questa nutraceutica? Un termine quasi inflazionato oggi, un termine molto importante dal punto di vista della ricerca e delle innovazioni che può portare. È una parola che deriva dalla fusione tra farmaceutica e nutrizione e sta ad indicare la possibilità di individuare sostanze funzionali negli alimenti che normalmente usiamo, ora il carciofo, ora la carota, perché no, anche sostanze che derivano da altri paesi oltre che dall'Italia. È interessante vedere come concentrare queste sostanze e renderle disponibili in alimenti può portare a dei benefici nell'organismo, soprattutto in termini di prevenzione. Oggi si parla tanto di prevenzione, cerchiamo allora di portare avanti un discorso pratico ed oggettivamente utilizzabile sulla popolazione generale attraverso l'aggiunta di sostanze attive nei comuni alimenti. E dalla ricerca in agricoltura l'opportunità di energie alternative. Parliamo ad esempio di biomasse, questo è il parere di un esperto del settore. Un tema veramente scottante ultimamente è proprio l'utilizzo del territorio e dei terreni dedicati all'agricoltura, sì, ma per la coltivazione delle biomasse e comunque dedicati all'agricoltura, sì, ma utilizzati in altri sistemi. Il suo parere? Il discorso sulle biomasse, il discorso è presto fatto. I nostri ambienti non sono vocati e non è giusto indirizzarli alla produzione di biomasse. Dobbiamo continuare a produrre per un agroalimentare di qualità, probabilmente dobbiamo razionalizzare l'uso degli scarti e finalizzarli alla produzione di energia, non dedicare terreni fertili per la produzione di energia. Per cui questo è, diciamo, un elemento che è venuto fuori anche da nostri programmi di ricerca che erano stimolati sul territorio dalla dismissione di alcune importanti strutture industriali, mi riferisco agli zuccherifici, quindi alla scomparsa della coltura della bietola, che abbiamo visto non è remunerativo sostituire con prodotti
con produzione da dedicare alla produzione di energia, quindi uso razionale degli scarti. Professionalità, territorio e ambiente alle basi delle produzioni agroalimentari, fondamentale quindi la filiera delle sementi. E noi abbiamo realizzato un breve servizio. Con Orogel News incontriamo Edmo Tersi, segretario di COAMS, il consorzio delle organizzazioni di agricoltori moltiplicatori di sementi. A lui vogliamo chiedere lo scopo di questa organizzazione e soprattutto dove ci troviamo. COAMS è un'organizzazione costituita a fine degli anni 90 attraverso l'aggregazione di più OP a livello nazionale, per cui come organizzazione siamo oggi l'unica struttura unitaria di rappresentanza degli agricoltori che si impegnano nella moltiplicazione di sementi. Oggi, diciamo, grazie a voi, siamo all'interno della OP, quindi organizzazione di produttori più importante a livello nazionale nel settore della moltiplicazione soprattutto di colture orticole, ma anche di alcune colture industriali come la barbabietola, girasole, soia, eccetera. Ma quello che è l'importanza in questo comparto sono soprattutto le colture orticole destinate ad una elevata gamma di qualità, quindi con ibridi, prodotto professionale per gli agricoltori che fanno poi di quel seme un prodotto da mercato per i consumi internazionali, con semi che girano poi per tutto il mondo. Per raccontare proprio la filiera ci troviamo al primo passo, quindi al conferimento. Facciamo un percorso virtuale, vediamo quando arriva il seme da parte degli agricoltori in stabilimento con il controllo della qualità in accettazione e poi vedremo le diverse fasi di lavorazione per rendere quel seme pulito, pronto per la commercializzazione o in alcuni casi anche il prodotto già pronto per la vendita, perché alcuni clienti chiedono all'AOP, quindi a CAC dove ci troviamo oggi, di mettere il loro seme già nell'imballo finito pronto per essere posto in vendita. A questo punto viene inserita una sonda. La sonda a diaframmi consente di garantire la massima rappresentatività del lotto per le diverse stratificazioni che ha all'interno del contenitore. È la prima fase, il primo controllo importante che si fa in accettazione, che è il prelievo del seme dal campione che ha prelevato per verificare l'umidità residua. Per conservare bene il prodotto in stabilimento in attesa di lavorazione, l'umidità, a seconda della specie che trattiamo, deve essere variabile dal 7-8% al massimo 12%. Quindi in questo range gli articoli devono essere tutti ricondotti all'umidità migliore per non avere poi delle lesioni, delle compromissioni durante la conservazione. In questo momento stiamo pulendo il prodotto che è arrivato dall'accettazione per renderlo idoneo alle norme contrattuali con cui ci siamo impegnati a selezionare il prodotto. Le diverse linee partono facendo salire in cima all'alimentazione della macchina il prodotto grezzo. Un primo livello elimina la parte più grossolana, quindi i residui della pianta o legno o terra se ce ne fosse rimasta all'interno. Nella parte finale che vediamo qui con il tappeto inclinato si lavora già sulle caratteristiche fisiche del prodotto, in sostanza lavorando sul peso specifico. Nel caso in cui rimangono delle parti, dei semi estranei che non sono cicori, quindi di piante che erano in campo, per eliminare tutto ciò che non è semi di cicoria, perché il prodotto deve essere puro al 99,5% per norme specifiche del settore, vengono utilizzate altre macchine. In questo caso è una macchina ad alveoli, un rullo alveolato, che elimina i semi diversi per sfericità o dimensione rispetto a quello della cicoria. Qui ci sono delle cernitrici ottiche, questo è seme di cipolla, alta tecnologia. Sì, qui siamo nel reparto, diciamo, delle ultime innovazioni realizzate per la selezione del seme e si seleziona il seme per chicco con in sostanza un raggio laser che legge il colore del seme, quindi il colore non conforme viene sparato fuori dalla linea mentre il prodotto ok va nel contenitore finale.
La visita allo stabilimento della cooperativa agricola Cesenate ci porta nel settore dedicato alla concia e anche qui una elevata tecnologia. Il reparto che vediamo alle nostre spalle consente oggi di preparare le miscele che servono per la protezione del chicco, del grano, di cavolo, di cipolla, di senape, di un'altra specie, senza che gli operatori entrino a contatto del prodotto che stanno usando. Tutto l'impianto è automatizzato nella preparazione della miscela del fitofarmaco con l'aggiunta di un colorante che evidenzia che quel prodotto è trattato ed è conciato. Ecco, nell'impianto industriale per la lavorazione la linea è automatizzata, riesce a lavorare per alcuni prodotti fino a 200 quintali a ora a seconda della natura del prodotto e consente quindi di lavorare grossi volumi che prima non erano possibili, quindi in questo modo possiamo rispondere, quindi la cooperativa risponde meglio alle richieste che arrivano dalle diverse aree dalla moltiplicazione del seme, dal Giappone alla Corea fino ai prodotti europei. E a conclusione della filiera del seme, il reparto dedicato al confezionamento a partire dal garden. Si realizzano confezioni da frazioni di grammo fino ai 100 grammi per la parte delle orticole o il chilo o il mezzo chilo se parliamo di banda stagnata e in quello vicino negli astucci da 50 grammi fino al chilo per la parte semi più grossolani come leguminosi, pisello, fave o spinaci o barbabietole. La cooperativa agricola Cesenate è una realtà leader nazionale e internazionale per quanto riguarda il settore. Quali sono i rapporti che ha con le altre realtà del territorio, come ad esempio l'Orogel? Dal punto di vista operativo sono rapporti diciamo di buon vicinato, nel senso che ci sono incontro e collaborazione dal punto di vista dell'organizzazione cooperativa, per cui ci ritroviamo nello stesso mondo. Dal punto di vista un pochino più tecnico e professionale ovviamente c'è minor contatto con i rapporti ufficiali con Orogel come CAC, quindi come cooperativa agricola Cesenate, anche se spesso gli stessi agricoltori soci di Orogel sono gli agricoltori soci di CAC, quindi lavoriamo con la stessa base sociale. E continuiamo a parlare di qualità e di innovazione grazie alle ricette del team chef Orogel che propongono una cottura alternativa a quella al forno a microonde con la cottura a vapore. Orogel vi presenta la novità del purè più gusto, un buonissimo e gustoso purè fatto con patate italiane, latte e grana padano arricchito con prosciutto cotto. Inserito nella pratica busta al microonde con la speciale valvola di esclusiva di Orogel. Adesso andiamo a prepararlo. In soli 5 minuti avrete un contorno buonissimo e gustoso. Questo purè più gusto, arricchito con dadolini di prosciutto, lo potete abbinare a qualsiasi vostro secondo. Molto meglio se ha un po' di sughetto. E si conclude anche questa puntata di Orogel News, l'appuntamento è per la prossima settimana, uno speciale dedicato interamente al Macfrut.